E cari videogiocatori, ben ritrovati da Danimania Retro Games. Come avete visto adesso, essendo che sono in conflitto con il mio cervello, si scherza sempre, ho voluto fare e voglio iniziare a fare anche qualche gameplay per il Super NES, quindi per la console Super Nintendo. E come miglior inizio con quello di Batman, ovvero il mio personaggio preferito della DC, personaggio che io stimo tanto, Batman, voglio inizialmente fare questo gameplay. Se vi ricordate, in passato io ho fatto un gameplay con Batman Returns per il Sega Mega Drive e adesso farò un gameplay con Batman Returns per il Super Nintendo, che sembra lo stesso gioco appunto dal titolo, ma sostanzialmente è molto molto diverso. E lo andremo a vedere. La storia chiaramente è quella tratta dal grande film. Nel frattempo noi già vediamo un pochettino l'inizio di questo gioco, anzi iniziamo subito il nostro gameplay. Come vi mostrerò, questo gameplay, questo tipo di Batman è completamente diverso rispetto a quello del Mega Drive. Ovvero, quello del Mega Drive si presenta come un arcade action, mentre questo qui si presenta come un picchiaduro a scorrimento. E io sono amante dei picchiaduro a scorrimento, quindi iniziamo con il primo stage. Ok, salto, cazzotto okay, e lancia il Batman. Perfetto, come potete vedere sembra un normale picchiaduro a scorrimento. È un normale picchiaduro a scorrimento, ma rende molto interessante il fatto che ci sia Batman a picchiare duro i clown del pinguino, non solo quelli del Joker, ma sono quelli del pinguino, perché è tratto appunto dal film Batman Returns, un film degli anni 80 che io ho visto, rivisto, voluto rivedere volentieri. E nonostante, diciamo, il film sembra molto vecchiotto, è vecchiotto. E comunque sia, non è un cattivo film. Per l'epoca era fantastico ed è bello. E che cavolo, non riesco a beccare a questo. Ecco fatto. E quindi, come potete vedere, è un picchiaduro a scorrimento laterale. Quindi, ora vorrei sommare un pochettino il discorso. Nel frattempo combattiamo con i clown del pinguino. Vorrei farvi comprendere un po' il motivo per cui voglio fare dei gameplay anche per il Super Nintendo. Allora, intanto ho fatto quella piccola scenetta lì, diciamo, per introdurre quello che è diciamo quello che potrei fare con i gameplay del Super Nintendo, per il semplice motivo che io amo molto il Mega Drive. Ho sempre detto che lo ritengo superiore in parte, magari per gli esclusivi, per la velocità, quello che diciamo, ma onestamente parlando, io ho console Nintendo, anche il Nintendo 3DS come console portatile. Onestamente, la Nintendo ha sempre fatto dei bei giochi e ha sempre avuto delle belle console, molto molto care, onestamente, anche i giochi sono molto cari, però sono comunque dei capolavori. La console Nintendo, devo essere obiettivo e sincero, diciamo, rispetto al Mega Drive è uno stile molto più arcade da sala giochi. Non mi sto riferendo solamente a questo gioco di Batman, ma
ma anche a molti altri giochi che rispecchiano quelli che sono i giochi dei cabinati arcade. E io sono molto amante dei giochi da cabinati, quindi questo è uno dei motivi per cui voglio fare anche dei gameplay sul Super Nintendo e degli esclusivi. Ci sono degli esclusivi molto, molto interessanti, ad esempio questo capitolo che sto giocando di Batman, quello per il Mega Drive, come detto all'inizio, è un, diciamo, è un gioco d'azione più che altro, mentre questo rispecchia il picchiaduro a scorrimento laterale, che a me fa molto impazzire. Bastardi motociclisti, ecco fatto. E quindi ragazzi, io devo dire la verità, questo gioco l'ho giocato non adesso, ma anche qualche giorno fa ed è veramente molto bello. Che fa questo? Ah, questo devo prendere in faccia, vero? Tra che palle. No, no, ho perso. Oh, con la bella Catwoman. Ma io continuo il mio gameplay. Appena faccio un game over, chiaramente staccherò questo gameplay. Ok, qua lancia i bastardo, muori. Ok. Quindi questo è uno dei motivi. Poi ci sono, diciamo, il Sega Mega Drive e il Super Nintendo. Vabbè, non il Sega Mega Drive e Super Nintendo, ma la casa Sega e la casa Nintendo da anni sono sempre stati in conflitto. Sono sempre stati in grande conflitto come lo è adesso la casa Microsoft e la casa Sony, ma molto di più in quegli anni, anni 80-90, il Sega e il Mega Drive se ne davano di santa ragione per quale fosse la console migliore, per quale fossero i titoli più belli. Onestamente parlando, a me mi piacciono, ragazzi, io devo essere sincero, a me piacciono tutti i tipi di console. Ecco, qua c'è la bellissima Selina, Catwoman. Ok. Voglio concentrare un attimo. Oh, ho sbagliato, chissà. Che sbaglio continuamente i pulsanti. E quindi perdo per questo motivo, perdo perché continuo a sbagliare i pulsanti. Ok, no, altri due continui. Vediamo. Oh, devo ricominciare lì. Ok, non c'è problema. Perché si gira da solo qua? Stavo dicendo, comunque, a me piacciono tutti i tipi di console, io devo essere sincero. Onestamente parlando, a me, diciamo, ho sempre avuto un debole per il Nintendo. Ok, quando ero piccolo il Nintendo costava all'epoca Nintendo 64, anche il Mega Drive, scusate, il Super Nintendo e il Mega Drive avevano dei costi molto elevati quegli anni. Io non me lo potevo permettere, ero anche piccolo, quindi mio padre, non che mio padre non se lo poteva permettere, però non vedeva, diciamo, giusto poter spendere tutti questi soldi in fondo per una console, e quindi mi comprava, come si chiamano, i cloni, no? I cloni del Nintendo, più che altro, no? I cloni del Nintendo. Io il clone avevo il come si chiamava? Super C64, aveva la stessa forma del Super NES, uguale, ma i giochi erano emulati del NES, del Nintendo. Certo, la macchina faceva un po' cagare, onestamente, devo dire la verità, però ci giocavo, ci facevo delle partite, ero contento, insomma, ero piccolo, ero contento.
E quindi ho avuto sempre il debole di voler comprare, a voler avere il Super Nintendo per quei titoli particolari. Io ho continuato a perdere l'ultimo continuo. Per quei titoli particolari che ci sono, tipo questo Batman che è diverso da quello per il Mega Drive, ci sono dei titoli anche scusate la pronuncia, Sunset Rider, che io ne ho fatto un gameplay con il Mega Drive dicendo che quello per il Super Nintendo, e molti lo sanno, è più fedele all'originale arcade da sala giochi. Penso che ne farò un gameplay anche per, diciamo, una mia morbosa no, curiosità, ma divertimento, ecco, un mio morboso divertimento. Porca miseria, sto clown di merda, scusate, bastardo. È possibile che io ora questo qua non riesca a batterlo? Io c'ho l'ultima vita. Quindi ragazzi, io onestamente non ho mai detto che il Super Nintendo o la casa Nintendo fa delle console che fanno cagare, non l'ho mai detto. Ho sempre detto che ritengo il Mega Drive superiore a velocità per quanto riguarda tra Mega Drive e Super NES. Il Mega Drive è più veloce e Sonic ne è la prova. Ma ci sono dei titoli per il Super Nintendo che il Mega Drive non ha e che sono fantastici. Questo è stato il motivo principale per cui ho scelto di fare anche dei gameplay per il Super Nintendo. Ragazzi, ho perso, non ho più nessuna vita, non sono riuscito ad andare avanti e quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Mettete un like, ciao da Danimania, alla prossima, ciao!